e di Don Olinto Marella, che noi parliamo, o di Padre Marella, come lo chiamiamo qui noi a Bologna, che noi vediamo qui raffigurato, con una gran barba, con i capelli fluenti, e addirittura con un cappuccio in testa, perché Padre Marella è vissuto molto all'aperto, a mendicare, è il mendicante di Dio. Quando gli veniva chiesto, ma Don Olinto, ma come hai fatto te a fare questo lavoro? Cosa hai fatto tu nella tua vita? L'orgoglio, diceva lui, mi avrebbe perduto, ma la carità mi ha salvato e Dio mi ha forgiato nelle prove. Non ho mai detto, sono stato messo alla prova, è Dio che mi ha purificato. E il suo simbolo, noi lo vediamo in una borsa, in un fagotto pieno di sporte e di cose, ma anche il suo cappello che l'ha sempre accompagnato e che tutte le giornate lui ha sempre portato a casa pieno di soldini per i suoi ragazzi, con il suo cavallo d'acciaio, così come lui lo chiamava, la sua bicicletta, e che la accompagnava da un cinema all'altro, da un teatro all'altro, o nei luoghi dei poveri come all'angolo di via Pescherie e via Orefici, lui abitualmente sostava a chiedere la carità. Vediamo la sua partenza, i primi anni della vocazione, il seminarista, l'ordinazione sacerdotale e gli incarichi che ottiene. I primi anni di vocazione, Olinto Marella nacque nel 1882 a Palestrina, che è una lingua di terra che parte da Chioggia e va verso la laguna e verso Venezia, che vediamo nel fondo. Il padre era il medico del paese. Olinto fu mandato a Roma a studiare al seminario romano, dove ebbe come compagno di studi anche Angelo Roncalli, il futuro Papa Giovanni XXIII. Le grandi trasformazioni sociali ed economiche erano molto avvertite in seminario. C'era Papa Leone XIII, quello che scrive la Rerum Novarum, l'enciclica sulle cose nuove che stanno capitando e sull'attenzione che si deve dare al mondo degli operai, al mondo del lavoro. Fu attratto dalle indagini sociali di un suo compagno di scuola, Don Romolo Murri, che avevano l'intento di non cadere nell'isterilimento delle idee, confrontandosi con lo sviluppo delle scienze moderne. Però ci mettevano molto impegno e andavano un po' molto più veloci di quanto non andassero tutti gli altri. Comunque fu ordinato sacerdote nel 1904 a soli 22 anni. Il vescovo lo incaricò di insegnare in seminario esegesi biblica e storia del cristianesimo, dove era eccellentissimo nel seminario di Chioggia. È così che noi troviamo la partenza di Don Olinto Marella e le prime opere sociali che lui compie da giovane prete. Fondò un ricreatorio e giardino d'infanzia e offrì il giardino e il palazzo dove lui era vissuto col padre, Padre Marella, il palazzo Marella, trasformandolo in aulo e luoghi di ricreazione, e sul frontone fece scrivere «Cristo ci ha liberati per la libertà», stimolati dai principi sociali cristiani proclamati da Leone XIII Papa nell'enciclica Rerum Novarum. Si votò alla rinascita di Palestina. Papa Pio X, con l'intento di combattere il modernismo, pubblicò nel 1908 l'enciclica Pascendi. Ci furono molte ribellioni a queste indicazioni, fra cui Don Romolo Murri, che ricevette addirittura lo scomunico nel 1909, che poi gli fu ritirata nel 1943. In quel periodo conflittuale di grandi trasformazioni sociali, di cui Don Olinto ne sentiva la suggestione e che voleva servire, Murri ricorse più volte al suo vecchio amico Don Olinto e che fu sospeso a Divinis nel 1916. Fu soldato all'ora di sanità nell'ospedale militare di Bologna, in via dell'Abbadia, e conseguì la laurea in storia e filosofia nel 1916
e di magistero nel 1917 all'Università di Padova, mentre era in servizio di sanità all'ospedale militare di Bologna. Allora lui insegnò filosofia nei licei di molte città, trovandosi in difficoltà e trovandosi quindi sospeso di Vinis. E nel 1924 giunse a Bologna, al liceo Galvani, a insegnare. E poi dal 1930 insegnò al liceo Minghitti. Monsignor Fagioli, storico parroco di San Giovanni in Monte, lo vide e capì quanto era prezioso questo uomo e si fece promotore del suo reintegro nel sacerdozio e lo presentò al cardinale Nasali Rocca dicendo: questo è un mio bravo parrocchiano. E la supplica fu esaudita dal cardinale Nasali Rocca, che revocò la sospensione e lo incardinò nel clero della diocesi di Bologna. Non solo, lo incaricò dell'assistenza religiosa chiamata del baraccato, che erano le case popolari che noi qui vediamo. Fuori porta San Vitale, se ne costruivano tante, fuori porta San Vitale, fuori porta Sant'Isaia, fuori porta questi grandi palazzoni di case popolari, venivano chiamate case del risanamento. Case popolari fuori porta San Vitale per le famiglie che abitavano nei tuguri del centro cittadino. Era una grande promozione. Padre Marella fu invitato, fu mandato all'assistenza religiosa di queste famiglie che stavano risorgendo. Ma poi incontrò anche tanti altri poveri. Per cui Barbone di Dio nel 1936 raccolse e portò a casa propria un bambino abbandonato. Fu il primo di tanti altri. Li sistemava nei vari istituti cittadini e pagava la retta per loro. E si mise allora a questuare per pagare questa retta. Stava fuori delle chiese, dalla cattedrale a San Petronio continuamente, nei locali pubblici, nei cinema, soprattutto il cinema imperiale che era di fronte alla cattedrale in quel momento, chiedendo la solidarietà dei cittadini per i suoi ragazzi. Le elemosine fluivano tutte nel suo inseparabile cappello e ricevette quindi il soprannome di Barbone di Dio. È così che la gente l'ha conosciuto, che lo chiamava Padre Marella, non sapendo come chiamarlo, con questo barbone bianco, fluente, lui insegnante finissimo di filosofia al liceo Galvani e poi Malpighi, e che passava il restante tempo a mendicare durante la Seconda Guerra Mondiale con alcuni volontari a Primense, accolse orfani e abbandonate, raccolse indumenti e cibo. Per vivere la carità si espose continuamente senza temere rischi. E nel 1939 aprì la sua casa ai fuggiaschi ebrei e soldati italiani, rischiando fortemente la sua vita. Nelle case popolari di via Viessa, di via Piana, di via Piercrescenzi, della Mascarella, di Scipione, adatta sempre una cappella in qualche cantina, cosicché vi era sempre una presenza di preghiera continuamente. Poi, finalmente, gli viene consegnata una vecchia costruzione e fa la città dei ragazzi con riconoscimenti pubblici. E nel 1948 Padre Marella ottenne dalla Lentezza Urbana di Bologna un vecchio magazzino in via Piana, che abbiamo ancora. Fu quella la prima sede della sua città dei ragazzi, in seguito trasferita nel territorio del comune di San Lazzaro di Savina. Eliminando metodi coercitivi, introdusse l'autogestione, sia pure sotto la sua sorveglianza. Padre Papa Giovanni XXIII gli fece avere una lettera dove confermava la sua stima e insieme una sua generosa offerta. Nel 1963 Padre Marella ricevette a Milano il premio Notte di Natale, Stella della Bontà. L'anno successivo fu invece la provincia di Bologna a conferirgli una medaglia d'oro, definendolo amico dei poveri. Giuseppe Dossetti si esprimeva: sono andato ad abitare presso una famiglia povera dei palazzoni di via Vessa, di fronte alla cappella di Don Marella. Siamo nel 1953-54.
Poi ho scoperto l'altra piccolissima cappella nello scontinato di uno dei palazzoni. Dossetti era a Bologna insegnante e stava fondando la sua famiglia. E nella preghiera serale sono derivati ispirazioni e forza. Così Giuseppe Dossetti lo considerava il suo maestro. Ma anche Indro Montanelli si esprimeva. Quando andai a trovarlo a Bologna, faceva il mendicante per sfamare i suoi orfani. Mi riconobbe come il suo ragazzaccio. Ritrovandolo vestito di stracci, un autentico barbone, provavo un oscuro senso di invidia, venato di rancore. Capivo che era un uomo felice, perché aveva realizzato il suo sogno di vivere per gli altri. Questo lo metteva al di sopra e al riparo delle nostre comuni preoccupazioni e amarezze e paure e miserie. Qui sulla sinistra lo vediamo nella bicicletta in una figurazione del presepio di Volfango, dove porta con preoccupazione le sue cose, i volti dei suoi ragazzi, caricava tutti, il suo cuore era per tutti e si esprimeva con amore, col sorriso, con la provvidenza, con tutto quello che poteva di vicinanza agli altri. La morte lo venne a visitare il 6 settembre del 1969 mentre era a San Lazzaro, attorniato dai suoi ragazzi e affiancato da Maria Bolognesi, che sarà poi proclamata santa e beata. Nel giugno 1980 i suoi resti mortali sono stati traslati nella cripta della chiesa annessa alla città dei ragazzi di San Lazzaro di Savena, che qui noi vediamo. Padre Marella e Santa Beretta Molla si conoscevano. Lui era amico dell'ingegnere Pietro Molla, donatore di molti materiali per le sue opere, per la costruzione della chiesa e la casa del pellegrino a Brento nel comune di Monzuno. Sua moglie Gianna aspettava il quarto figlio, affermò di voler salvare la vita nonostante il tumore. Il fibroma fu asportato e Gianna partorì, ma insorse una peritonite settica da parto. Padre Marella corse subito il suo capezzale, celebrò la messa per lei. Gianna fu riportata a casa, l'assistette fino all'ultimo istante. Gianna fu beatificata nel 1994 e canonizzata nel 2004, qui la vediamo sulla destra, con due bambine. La terza gli nascerà. La beata Maria Bolognesi assistette invece padre Marella proprio nel giorno del suo transito e verrà proclamata beata nel 2013. E il padre coglieva i ragazzi da lei inviati e lei gli mandava anche qualche soldino. Ma padre Marella abbondantemente provvedeva o nelle sue case o in istituti della nostra città, avviandoli alla scuola e al lavoro. Maria Bolognesi si distinse per lo spirito di servizio per i poveri, proteggeva gli orfani, assisteva i bambini, visitava gli ammalati e li assisteva di notte negli ospedali. È così che l'esempio di padre Marella si è diffuso in tante altre, l'amore ai poveri, l'amore alla verità, la carità verso tutti, specialmente i più diseredati e i più abbandonati.